bentrovati, benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera d'Astra. Nello scorso video c'è stata la lotta contro il Pokémon Mega Entei. Sconfitto grazie al veleno del mio Scovile, sta diventando un Pokémon incredibile Scovile. Però mi rifiuto ancora di cambiare la grafica, perché il team voglio che rimanga questo impresso nella mia memoria. E deve essere questo. Però, mai dire mai, se mi gira bene potrei anche cambiarlo, ma non evitiamo comunque. Discorsi superflui, bisogna andare ora a Tauro Nordia, perché a quanto pare c'è qualche disguido, se vogliamo chiamarlo in questa maniera, vai. Dunque, ci sono dei disagi, ecco, non disguidi, disagi. Oh, 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 beh, mi pare ovvio che a questo punto si parli del Pokémon... Oh, Suicune, vero? Ora mi chiedo dove io debba andare. Bisogna tornare in città. Ah, la pagoda, certo. Quale altro posto, se no? Ci siamo. Che bel disastro. Poi cambia colore. Oh, eccoti, Link. Questa struttura che vedi è la pagoda del cardinale. Luogo di culto di Tauro Nordia, protetto dal cardinale Castalia. Ma soprattutto dimora della bestia leggendaria, Suicune. Devi sapere, Link, che i cani leggendari non vengono dalla regione di Eldiu. Vengo dalla regione nativa mia e di tuo padre, Johto. Però la creazione dei varchi dimensionali causata dalle energie terrestri Xenoverse ha permesso l'arrivo di 3 nuove bestie provenienti da dimensioni a noi sconosciute. Quindi i cani leggendari che stiamo catturando non sono originari di Johto? Nel corso del tempo hanno protetto i 3 villaggi sacri di Eldiu, divenendone padroni, Ofiucia, Cansiria e per finire Tronordia. Quindi il Mega Suicune di Aster non è il Mega Suicune che possiamo incontrare ora. La forza di queste bestie è leggendaria. Per questo solo allenatori di un certo calibro come me, tuo padre e Aster possono contenere questi Pokémon. Ma questa cosiddetta energia furia li manda fuori controllo, permettendo alle bestie di ottenere un potere inimmaginabile, tale da causare cataclismi e disastri ambientali. E Suicune, la bestia leggendaria protettrice di Tauro Nordia, è la più pericolosa tra i 3. E ora che è fuori controllo è così forte che neanche io sono in grado di contrastarlo. E allora tu ci devo pensare io. Link, solo tu puoi sconfiggere la sacra bestia e far tornare Eldiu alla normalità. Suicune ha già attaccato Tauro Nordia, impedendo il passaggio all'interno della pagoda del cardinale. Sono sicuro che il mio tirocinante si trovi lì dentro. Dobbiamo assolutamente sciogliere questo masso di ghiaccio e salvarlo. Credo che serva un Pokémon abbastanza forte da contrastare la forza di Suicune. Forse solo così sarà possibile sciogliere questo enorme ammasso di ghiaccio. Link sicuramente troverà il modo per sciogliere questi massi di ghiaccio. Ok. Quindi devo pensarci io. Boh. Entei? Proverò con Entei, ma sono sicuro che non... Ah, invece sì. Stranamente. Pensavo di no, e invece. Ma quindi ora volendo posso tornare indietro e prendermi chi mi pare? Però quindi questo Suicune è ghiaccio, mi stai dicendo? Attenzione. Oh, Aster. Link, sapevo che potevo contare su di te. Finalmente siamo riusciti a entrare nella pagoda del cardinale. Gold è rimasto all'esterno per salvaguardare gli abitanti. Ebbene. Ok, il tuo tirocinante è più avanti. Non ci sarà un giochetto da fare come le altre volte? Oh, Claudio? Davvero? Oh! Oh! Claudio, che sollievo, stai bene? Cosa? Professore Link, cosa ci fate qui? Giochiamo. Ero in pensiero per te. Purtroppo le comunicazioni sono interrotte per via di questa tempesta di neve, quindi mi sono subito diretto qui a Tauro Nordia. Gold e soprattutto Link mi hanno dato una mano a ritrovarti. Sono contento, lui mi sa un po' meno, vero? Grazie per il pensiero, sto bene. Ha ringraziato, è comunque un capo palestra, eh? Ma a malincuore mi sono ritrovato faccia a faccia contro la bestia leggendaria di Tauro Nordia e sono stato annientato. Ha congelato gran parte del villaggio ed è tornato in cima al palazzo, bloccando qualsiasi mia possibile via di fuga. Il suo potere va oltre ogni immaginazione, professore. Sono spiacente di non aver prodotto risultati. Vabbè, può succedere. Non preoccuparti, Claudio. L'importante è che tu sia sano e salvo. Sono stato io a essere frettoloso. Forse dovremmo ritirarci tutti a Balansopoli per... Non se ne parla, professore! Lei stesso mi ha detto di arrivare fino in fondo a questa faccenda. E così farò.
Non importa quante volte cadrò e perderò contro questa furia, mi rialzerò sempre per salvare Terra Nord e tutta la regione di Eldium. Claudio. Mi dispiace, ma io resterò qui, anche a costo di morire. Non esageriamo. Come? Ti rendi conto di quel che dici, Link? È pericolosissimo! Ma in effetti non è una cattiva idea. Forse noi due insieme possiamo farcela. Chiamerà Vaporeon a raccolta. Ragazzi. E va bene. È iconico che Raikou abbia Jolteon, Entei abbia Flareon e Suicune abbia Vaporeon. Perché c'è quella famosa teoria che le tre evoluzioni di Eevee siano i Pokémon morti nell'incendio della torre di Lattama. È una teoria, che però è bella. Vi affido il compito di sconfiggere Suicune e salvarlo dall'energia furia. Perfetto, allora. Mentre tornerò fuori a dar mano forte a Gold. Ma mi raccomando, per qualsiasi problema non esitate a contattarmi. Arriverà prima possibile da voi per soccorrervi. Non servirà. Per Aspera ad Astra, certo. Molto bene, Link. Leggendario Suicune si trova in cima alla pagoda del cardinale. Dobbiamo sbrigarci. Go, go, Grambos! Utilizziamo il repellente, ovvio. Tien Long davanti, giusto per evitare rogne. Entriamo e abbiamo diverse scelte. Ok, andiamo di qua prima. Ok. Devo andare ovviamente a caso, perché non ho idea di dove portino. Oh, santo cielo. Vediamo qui. No, quella che ho scelto era sbagliata. Forse questa non lo è. Ed infatti non lo è. Quindi riproviamoci. Tac, tac. Così, 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 così. E cos'ha? Bene, prima parte superata. Ok, si scende allora. Quella sembra troppo facile, vero? Questa forse. Ok. No, di lì si casca, quindi vado qui. E qui, perché sennò sotto casco. Ok, questa quindi. Bene. Su, qua, tac, tac. Ah. E questa? Per la sfera. Bora, beh, boh, insomma. Bora. Bora, bora. Eccoci. Bene, allora vado qui prima. Così, qui non casco, ma qui vado così. E se scelgo questa, posso fare così. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh, eccoci qua. Beh, saliamo. Santo cielo. Saliamo ancora. E ci siamo. Che devo fare ora? Non mi fa proseguire. Ah, ma aspetta. Ma c'è un altro... Ma... Ah, va. Ma dai. Dai, su. Ok, ora sì. Bene, andiamo allora. Sarà tosta. Posso portare Entei? E Bunny, vai. Sono pronto. Non, cioè, sono pronto mentalmente, ma... mi sa che non sarà facile. Nei commenti ho letto che mi avete scritto che Suicune è il più forte di tutti. Vediamo. Questa è l'ultima stanza. Suicune è molto vicino. Non dovrebbe. È molto vicino. Salvo diverse volte per sicurezza, non si sa mai. Quindi dovrebbe essere acqua-ghiaccio, credo, O forse è solo acqua, ma usa attacchi di ghiaccio. Può essere benissimo. Che Mega Suicune sia comunque solamente acqua, Perché gli altri non cambiano tipo, rimangono sempre lo stesso. Eccolo! Tanto maestoso quanto pericoloso.
di nuovo faccia a faccia. Devo ammettere che per essere una fake, Mega Evolution è bellissima, eh. La temperatura sta diminuendo velocemente e ha bloccato tutte le vie di fuga. Non importa, Claudio, ce la faremo. Link, non abbiamo tempo da perdere. Dobbiamo sconfiggerlo o questa sarà la nostra tomba. Però non c'hai fiatone quando la temperatura si abbassa. Hai freddo. Ci sono tante persone che hanno combattuto e sofferto e ora fanno il tifo per noi. Quindi non deludiamoli, Link. È passato un bel po' da quando abbiamo combattuto insieme l'ultima volta. Dico bene? Sei sicuro di riuscire a stare al passo? Parla per te. Puoi dirlo forte. Questa è la battaglia finale per Aspera ad Astra! Sembra quasi l'urlo che facevano i guerrieri prima di morire. Non è una bella cosa. Non è una bella prospettiva morire. Davvero bello, Mega Suicune, eh? Nulla da dire. Mandel Curcules. Allora, facciamo prima tossina su Suicune. Ok, perfetto, turno sprecato. Bravissimo Vaporeon. Vaporeon ha Absorb Acqua, quindi se Suicune usa un attacco d'acqua potrebbe anche usarlo per ricaricare il suo compare, eh. Miseria. Quella Bora è. Ah! Bora tutte e due itta. Bello schifo. Corpo gelo a Suicune. Non sarà facile. Allora, facciamo perdere il turno a Suicune comunque. Così intanto. Ah, questo è acciaio. No, questo è folletto. Ok, Suicune così perde il turno e non attacca, perfetto. Dato che ha fatto altruismo l'amico là, fuori l'amico Fritz. Ok, corpo gelo gli fa ricaricare qualche PS, ma non importa. Sì, tutto gli ha fatto ricaricare. E non lo so, dove vogliamo andare a parare? Ah, Suicune si protegge. È super efficace, ma fino a un certo punto. Allora, voglio capire una cosa. Suicune si ricarica tutto, ma perde pochissimo di più, eh. Pochissimo proprio. No, su di me! Non su di me, maledizione! Mannaggia Vaporeon! Cavolo! Che fastidio! Ma dai, con tutto quanto distrutta la vita si recupera questo. Non gli ha fatto nulla proprio, tossina. Se avessi avuto il tempo di farsi, se avessi avuto modo di fargli pure Leech Seed. Mannaggia. Ovviamente ci mega evolviamo e facciamo Magi Fuoco su Suicune. Dai. Acquanello pure. Pure Acquanello. Ma come? Non è molto efficace però a corpo gelo. Quindi è acqua! È rimasto acqua! Dovevo aspettarmelo, ovviamente. Acquanello, corpo gelo. Ah, ecco perché è tosta. Ora capisco perché ci sono problemi con questa lotta maledetta. Extra rapido. Suono contro acqua è super efficace. No. L'acqua attutisce il rumore del suono, quindi. Quindi no. Ma comunque è persa. È persa, quello già non ha più niente. O gli mando KO Vaporeon in qualche modo. Perché se fa. Se dovesse avere surf e fa un attacco d'acqua, quello si recupera tutto. Quindi è super efficace sull'acqua. Sì, però non gli fa niente. Eccola là. Ho perso diverse volte e ho visto che corpo gelo di Suicune è troppo pericoloso. Quindi ho deciso di dare a Scova il giorno di sole per eliminare la grandine. C'è la possibilità che Vaporeon la rimetta, però uso Energy Palla che ho dato sempre a Scova.
Vediamo come va. Inoltre a scova il lodato comunque avanzi. Ho visto che tiene gli attacchi speciali. L'ho allenato in difesa speciale. Quindi magari se ricarico qualche PS, se prendo l'RNG buono, posso fare grandi cose. Però deve andare tutto bene. Quindi, giorno di sole. Perfetto. Ora. Paralizzato vaporeon. Mamma mia, paralizzato vaporeon è tanta roba. Parassi semi su Suicune. Acquanello, va bene. Suicune è pieno di semi. Ottimo. No, il curcule sono scottato. No, però. Ci picchia. Attacco. Otossina. Attacco vaporeon. Devo attaccare vaporeon. Perfetto. Devo attaccare Vaporeon assolutamente, se no mi fa troppo male. No! Mi ha lasciato su, mi ha messo Suicune come bersaglio, ma dai! E entrambi paralizzati? Siamo più veloci allora. Siamo più veloci. Ok, va bene, sì. Mi ha tolto il sole e mi ha messo la grandine. Ora rifacciamo giorno di sole. Perfetto, siamo più veloci. Lui fa ancora acquanello, si prende in saccoccia. È paralizzato. Turno sprecato. Ok. Va bene. Ragazzi, questa... Lo dico? Lo dico? Ah, il Curcules è andato. Va bene. Ci sta. Ci sta che il Curcules... si prende un po' di botte. Ma dobbiamo assolutamente mandare KO Vaporeon. Assolutamente. Vaporeon. Grande, grande. Ok. Idrovampata ha fatto un pochino male, ma ci sta. Energy palla ancora su Vaporeon. Vaporeon se n'è andato. Grandine non può più entrare in gioco. Ottimo. Ora. Suicune è paralizzato. E se Energy Ball gli diminuisse la difesa speciale, ovviamente. Ok, Surfello fa un pochino male, l'Ocisole torna alla normalità. Noi invece la rimettiamo. Sì? La rimettiamo. Perché Energy Ball, oddio, non ne sono sicuro per niente, Però dovrebbe fare più danni. Non ne sono molto sicuro di questa cosa, perché Energy Ball è una mossa che... Il sole e gli attacchi che diventano più forti col sole non li ho mai approfonditi. Ma quelli con la pioggia sì, perché mi piaceva di più l'aspetto della pioggia che influiva sugli attacchi. Il sole non l'ho mai approfondito. È una grave mancanza. È una grave mancanza per uno che gioca a Pokémon da quando ha memoria. Quindi... Ok, un altro po' di... Però se avesse diminuito la difesa speciale, Energy Palla, oh. Perché Suicune ha attaccato prima stavolta? Che mossa ha che fa priority? Geloraggio, Bora, Surf e... Acquanello. Mamma mia, ragazzi. Vabbè, allora, faccio un attimo Energy Palla ora. Voglio vedere quanto gli fa senza sole. Non ha più PP. Porca vacca. La stallo un pochino, la stallo? La stallo un pochino. Lo faccio? Metto Bunny però, non metto Raikou, perché Raikou me lo stende. Metto Bunny, se Bunny va KO bene, se no possiamo comunque attaccare. Ecco, eccolo, eccolo, vedi? Lo vedi? Lo vedi? Zuffa, ovviamente. Ecco, oh, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Mio Dio, Granbull ha resistito con un PS! Granbull! Granbull! Mamma mia, Granbull! Mamma mia, Granbull! Scarica di Raikou. Non ho fulmine. Non ho fulmine.
Vabbè, tanto sì, Grumble sarebbe andato comunque KO. O faccio calmamente. Okay. Un altro calmamente. Ok. Un altro calmamente. Faccio il terzo calmamente. Fa protezione, perfetto. Ok. Attacco. Protezione ha fallito. È stato il giorno di sole che mi ha salvato. 100%. E anche questa è andata. Oh, santo cielo. Vai, torniamo con le cuffie. Oh, furia bestiale completato. Guarda, non lo voglio, Suicune, non lo voglio. Link, ce l'abbiamo fatta, dirlo a me. È meglio tornare. Caruto. Oh, Dialebi ci salva. Ma è caduto, cioè siamo... Non lo so, cos'è successo? Eh? Ah, siamo svenuti quindi. Ma un lettino con una brandina. Ehi, ma dove ci troviamo? Ben svegliati, dormi... Ma zitto, mo fa l'amicone, Tranquilli, siete al sicuro adesso. Vi ho trovati svenuti ed esausti fuori dalla, dalla pagoda del cardinale. Penso proprio che Dialebi vi abbia salvato la pelle. Ma quindi... Sì, Claudio, ce l'avete fatta. Avete sconfitto la furia e salvato la regione. Tauro Nord è salva, compreso i cittadini. Grazie a voi che vi siete occupati di Suicune, io e Gold siamo riusciti a prenderci cura di tutti quanti. Quindi è fatta. Link, siamo davvero un due formidabile. E vai! Senza il tuo aiuto non ce l'avremmo mai fatta. Dico davvero. Lo so. Me ne sono accorto. Avrei in pena per voi, però pensandoci, chi avrebbe avuto più chance del prescelto e del mio tirocinante? Gold, forse? Ah, vuoi sapere perché il mio tirocinante? Effettivamente non abbiamo avuto tempo di parlare di buone notizie. Ma da quando Claudio ha terminato gli studi con voti eccellenti, ho deciso di prenderlo sotto la mia ala, e mi sembra di aver fatto la scelta giusta. Mi ricorda la mia gioventù, quando anch'io studiavo al campus di Ariepoli. Devo dire che con il professor Aster si impara ogni giorno qualcosa e... Che succede? Claudio, ti vedo ancora un po' provato. Perché non torni a Balansopoli con me? Così potrai riposarti ancora un po'. Beh, penso che sia la scelta migliore. Sì, ecco. Link, sono sicuro che anche tu hai bisogno di riposarti. Io ti aspetto nel laboratorio di Balansopoli. A presto. Per fare cosa, di grazia? Ma direi di andare a vedere perché la prossima volta che voglio... Cioè, la prossima volta, il prossimo episodio, voglio iniziare il DLC nuovo, il terzo DLC. Voglio stare tranquillo. Eccoci qui. Oh, c'è anche il nostro padre! Non so se siete stardaggi o determinazione, ma sicuramente non ti abbandona mai, vecchio mio. Beh, loro si conoscono da quando erano ragazzini. Oh, ben arrivato, Link. Link, Aster e Gold mi hanno raccontato ciò che è successo. Mi spiace che per colpa mia questo potere sia arrivato sulla Terra. Versil. In realtà io avrei una teoria più sensata sul principio della furia. E quale sarebbe? Credo che sia nato con l'arrivo della specie X nella regione. Pensateci, Elekid X con l'incendio a Balansopoli o Sharpedo X con l'attacco sulla motonave Cometa, come mi ha raccontato Tarassaco. O addirittura Versil, la furia del tuo Mewtwo X. Insomma, è un potere che esiste già da tempo e che con la lotta nello Xenoverse non ha fatto altro che intensificarsi di più. Il mio dubbio è, potrebbe prendere sopravvento anche sugli esseri umani? Proprio come è successo con te, Versil. Questo rimane ancora un mistero. Forse stiamo giocando con il fuoco e rischiamo di bruciarci. Ci stiamo esponendo fin troppo a questo potere. Se non siamo attenti potrebbe diventare un pericolo non solo per la nostra regione, ma anche per il mondo intero. Ti fissano tutti con aria preoccupata. Beh, è inutile fasciarci la testa. Sicuramente adesso abbiamo molte più informazioni che ci potranno essere utili.
Bisogna rimboccarsi le maniche e continuare a lottare per arginare questo fenomeno. Concordo con te, Aster. Da oggi anch'io vi darò una mano. Costi quel che costi. Molto bene, ora torniamo al lavoro. Link, ora che possiedi il potere della mega evoluzione e il sacro potere delle tre bestie, hai sicuramente ottenuto un potere essenziale per salvaguardare tutta la regione. Sii prudente però, la furia è sempre vicina e si evolve in fretta, non sottovalutarla mai. Per Aspera, ad Astra! Astra però scritto grande, come se fosse un pianeta, come se fosse una specie di terra, Terra 2. Ho completato il secondo DLC. Bene. Bene allora, questo video termina qui. Wow. Un'ora e un quarto di registrazione per riuscire a sconfiggere Suicune. Ci è voluto un po'. Ho dovuto provare varie strategie e quella con giorno di sole era la migliore. Anche se è fallita 3-4 volte, perché se tappavo giorno di sole mi shottavo. A un certo punto è capitato l'RNG buono e ce l'ho fatta. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. In descrizione, come sempre, il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!